15 agosto 2017, Sonic Mania diventerà finalmente realtà. Dopo anni di giochi in tre dimensioni dedicati a Modern Sonic ed esperimenti pseudo bidimensionali anche ben riusciti, Sega ha deciso finalmente di dare al pubblico ciò che vuole davvero, una nuova classica avventura in 2D del suo portabandiera. Se già con Sonic Generations aveva avuto una riprova della validità di questa scelta, Sonic 4 non aveva convinto e con Sonic Mania si torna in pista col classic Sonic delle origini. Origini che dopo più di 25 anni si perdono nel tempo, soprattutto se non eravate ancora nati quando il Mega Drive fu commercializzato e si apprestava a sfidare la concorrenza in quella che tutti ricordano ancora come la vera console war. Era infatti il 1990 e se Nintendo era un volto riconoscibilissimo dell'home entertainment, Sega faticava ad imporsi sul mercato, soprattutto americano. Vero, al lancio, il Genesis aveva il vantaggio di una potenza fino ad allora mai vista in una home console, ma quando nel 91 la concorrenza lanciò il Super Nintendo, la battaglia esplose. Sega aveva bisogno di un portabandiera che potesse impensierire l'idraulico baffuto più famoso del mondo, la cui terza avventura su console 8-bit aveva congedato il NES con il botto. Dopo aver scartato un sacco di idee, quasi tutte relative ad animali antropomorfi, Naoto Oshima creò il look del porcospino blu più veloce del mondo. Ora serviva anche un gioco in cui fosse l'assoluto protagonista, in grado di dimostrare cosa potesse fare davvero il Mega Drive dopo un anno di riscaldamento. Perché sì, c'erano già stati titoli come Castle of Illusion, Revenge of Shinobi, Afterburner 2 o Strider, ma nessuno di questi aveva davvero mostrato i muscoli della console. Fu Yuji Naka il programmatore dietro alla release di Sonic the Hedgehog. Già parte fondamentale della scuderia Sega che aveva dato alla luce i primi due Phantasy Star, Naka fece il miracolo, mostrando cosa era possibile generare da quei pochi semplici 16-bit. Partendo dall'idea di mantenere una certa coerenza con quanto Sega aveva già creato in precedenza, Yuji Naka prende il personaggio di Oshima e ne fa un abitante dello stesso universo narrativo di Flicky, un uccellino blu protagonista dell'omonimo gioco. E gli dà una nemesi, il dottor Eggman, uno scienziato pazzo che vuole imporre il progresso tecnologico sul mondo a scapito della vita degli abitanti della foresta. Trasformando infatti gli indifesi animali in cyborg, riesce a prendere il sopravvento e creare un impero di terrore. Solo Sonic, un porcospino blu velocissimo, è in grado di sfuggirgli e, per riportare la pace alla sua patria, decide di dare una lezione al professore matto che sta disturbando l'equilibrio naturale delle cose. Tutto qui? Sì, tutto qui. Sonic non è un eroe senza macchia, ma solo un giovane porcospino che trova fastidioso essere disturbato dal primo maniaco di passaggio. È vero, a posteriori in molti hanno cercato di dare una backstory al personaggio, a come sia diventato blu e velocissimo e a come abbia preso il nome col quale lo conosciamo. Ma tra fumetti e serie TV si è creata molta incoerenza e, per evitare di citare una o l'altra timeline o universo narrativo, ci limiteremo a prendere i dati per come erano stati presentati col gioco originale. Ma come si presentava ai giocatori del 1991 Sonic the Hedgehog? Quell'anno Nintendo sfoderava su Super Nintendo con tanto di Super Mario World, uno dei platform tuttora considerati tra i migliori della storia. Ebbene, ad una dimostrazione a porte chiuse, Sega of America mostrò ai media entrambi i giochi. Mario ne usciva sconfitto palesemente in termini di presentazione grafica e velocità. L'espressione sui volti dei giornalisti era eloquente. Nonostante l'inferiorità tecnica della macchina Sega, che era già vecchia di 3 anni, Sonic avrebbe attirato l'attenzione su di sé in maniera strepitosa, riuscendo a strappare, grazie all'inclusione del gioco in bundle con la console, un'importante fetta di mercato alla concorrenza. Ma cosa rendeva Sonic così speciale? Alla fine, di platform, il panorama videoludico ne aveva già visti tanti e diversissimi. Nessuno, però, era riuscito a coniugare una velocità simile con una fisica di gioco coerente e un gameplay così preciso. Ogni discesa, giro della morte, salto e rampa era in grado di farsi sentire sul serio, sottolineando ancora maggiormente l'importanza della velocità e dell'accelerazione del nostro eroe, che poteva rotolare e saltare sui nemici per sconfiggerli e liberare gli animali dai loro involucri metallici. Il comparto tecnico poi si amalgamava perfettamente con il resto, mostrando splendidi effetti, trasparenze e pochissimi rallentamenti, mentre la colonna sonora iconica si imprimerà a fuoco nella memoria dei giocatori di tutto il mondo, con brani orecchiabili ed effetti calzanti. 6 mondi da attraversare, livelli bonus in cui ottenere gli smeraldi del caos per sbloccare il vero finale del gioco e un level design quasi sempre sopraffino, trasformarono Sonic the Hedgehog nel system seller definitivo. Ogni livello vantava un'ambientazione diversa in cui veniva presentato una gimmick differente, facendo del gameplay indicativamente univoco ogni volta un'esperienza nuova. Da pianure in cui correre quasi indisturbati a labirinti subacquei in cui i movimenti venivano rallentati, da templi sotterranei ricolmi di lava, a flipper giganti fino a raggiungere la vera e propria base del Dr. Eggman,
ce n'è davvero per tutti i gusti, e questa prima corsa di Sonic fu solo il primo tassello di un impero vero e proprio che vide la sua formula base perfezionata l'anno successivo. Ma prima dell'avvento di Sonic 2 è impossibile non pensare a tutte le imitazioni e cloni che questo tipo di nuovo gameplay aveva generato. Qualunque piattaforma e software house cercava di replicare il successo del Porcospino Blu. Tra un Bubsy, un Socket, un Awesome Possum o un Aero the Acrobat, il mercato fu sommerso di brutte copie che mai riuscirono a spodestare il re del platforming sfrenato. Tantissimi animali antropomorfi più o meno veloci, tutti con la stessa attitude da duro che era stata erroneamente trasmessa in fase pubblicitaria negli Stati Uniti per Sonic, quello originale giapponese era ben diverso. Nessuno però riuscì nel suo intento e solo Mario rimaneva l'ostacolo da superare, ma non per molto. Sonic the Hedgehog 2 infatti non tardò a presentarsi al pubblico, nel 92, con tante novità e perfezionamenti che lo rendono tuttora uno dei platform 2D più amati di tutti i tempi. Tutto, in questo secondo capitolo, era stato migliorato per mostrare i muscoli di un Mega Drive in stato di grazia. Nello stesso anno, infatti, sono altri capisaldi del catalogo della console come Thunder Force 4, Echo the Dolphin, Landstalker, Streets of Rage 2, Super Fantasy Zone e World of Illusions. Sonic the Hedgehog 2 è il classico esempio di sequel perfetto. A una prima occhiata sembra esattamente il primo gioco, ma dopo poco si intuiscono le novità apportate che elevano quanto di buono era presente già nel primo gioco della saga. Più veloce, grazie anche all'introduzione dello Spin Dash, più colorato e dinamico, Sonic 2 introduceva anche un secondo personaggio, Miles Tails Prowler, una volpe munita di due code in grado di volare facendole vorticare furiosamente. Non solo questa spalla poteva essere sostituita per affrontare il gioco solo nei suoi panni, ma oltre a seguire il protagonista titolare, poteva essere controllata dal secondo giocatore come backup dalle vite infinite. Anche il bonus stage fu rinnovato e dalla visuale a flipper del primo si passò al famoso half pipe visto dalle spalle. Qui Sonic e Tails dovevano raccogliere un numero di anelli prestabilito per superare i vari checkpoint e aggiudicarsi lo smeraldo del caos di turno. E proprio queste gemme preziose furono rese ancora più importanti che nel primo gioco. Non solo raggiungere la boss fight finale con tutti e 8 avrebbero sbloccato il good ending, ma qualora fossero stati recuperati prima della fine del gioco, permettevano di sbloccare Super Sonic, la versione Super Saiyan del nostro eroe. In gioco, questo significava un grossissimo aiuto, una facilitazione però che non è mai stata vista come un modo per aggirare la difficoltà del gioco, dato che tale trasformazione doveva essere ottenuta con un grosso impegno. Ma la vera peculiarità di Sonic 2 era costituita dalla qualità del level design. In questo sequel erano praticamente spariti i livelli lenti, a parte per Aquatic Ruin, e ogni zona era divisa in solo due atti, invece dei tre del primo Sonic, esclusa qualche rara eccezione. In totale il gioco raggiunge 20 livelli veloci e caratterizzati da gimmick uniche e una struttura generale che si prestava ancora meglio al concetto di speedrun molto prima che tale pratica fosse ancora definita. Oggi, con tante riedizioni per tantissime macchine di diverse generazioni, giocare a Sonic 1 e 2 è piuttosto facile. Tra eShop, Virtual Console, Steam e Xbox Live Arcade è impossibile non imbattersi in questi due capisaldi della produzione Sega che hanno saputo sconvolgere e riplasmare il mondo dei videogiochi. Se però disponete di un 3DS, le versioni migliori sono proprio quelle presenti nell'eShop del portatile Nintendo. Fanno parte di una meravigliosa serie di meravigliosi remake con effetto 3D integrato, tra cui si possono anche reperire giochi come Outrun, Gunstar Heroes, Fantasy Zone 1 e 2 e, appunto, i primi due Sonic. Non solo la giocabilità è stata perfezionata, aggiungendo ad esempio lo Spin Dash in Sonic 1, ma i tanti extra offerti sono una mano dal cielo. Ad ogni modo, la saga proseguirà con altri due capitoli ufficiali sulla console 16-bit di Sega e con un controverso capitolo per lo sfortunato Mega CD. Ma prima di vederli ci soffermeremo a capire cosa stava succedendo nel mondo 8-bit insieme a Mega Fan. Tutto questo gran parlare di Mega Drive e Blast Processing aveva fatto sì che il pubblico si dimenticasse delle proprie origini, almeno in parte. Ma la grande S non si era scordata degli utenti Master System e portò anche a casa loro altre diverse avventure del riccio blu.